Bene, i miei consigli sono finiti qua. Ah, no? Scusate. Ma siamo sicuri di mettergli anche questi? Ok, non so mai cosa regalare per San Valentino e non posso di certo arrivare a mani vuote. Potrei anche uscirne single. Ah, non ho neanche tempo di girare per negozi ed il tempo è quasi esaurito. Posso vedere un video di Subri Channel? Attenzione, video smielato in corso, io vi ho avvisato. Oggi vedremo 22 regali da poter fare a San Valentino e il tempo è proprio agli sgoccioli, quindi vedete il video fino alla fine e scegliete quello più adatto a voi. Partiamo con le idee cioccolatose. Ovviamente un bacio perugina non può mai mancare, con ben 4 varianti, ovvero fondente, classico, edizioni d'autore e limited edition cioccolato rosa, che è veramente particolare. Continuiamo con la sezione portachiavi, sicuramente sempre molto apprezzata, e iniziamo con un portachiavi magnetico con la forma di maialino oppure elefante o balena. Tutti molto carini e con una confezione regalo molto pratica ed elegante. Poi un portachiavi classico a forma di cuore, ovviamente divisibile in due, metà per lui, metà per lei, con la scritta I love you. Continuiamo con portachiavi a forma di pezzo di puzzle unibili. Con ben una, due, tre, quattro, cinque varianti. Molto carini e anche una sesta variante a forma di chiave che si incastra in un cuore. Basta adesso portachiavi, ne abbiamo già visti abbastanza, quindi passiamo alla borsa dell'acqua calda. A forma ovviamente di cuore che non può mai mancare a San Valentino. Ora passiamo a un'idea molto simpatica venduta come porta passaporto, ma secondo me utilizzabile tranquillamente come porta documenti, porta carte o anche porta soldi. Ovviamente la scritta è dalla parte delle donne. Ora veniamo al portafoto immancabile per San Valentino in versione nera e anche gialla, con incisione a forma di cuore. Per me che adoro le tazze, questa non poteva proprio mancare. Grazie al calore il cuore da scuro diventa rosso. Non la trovate fantastica? Quale donna non vorrebbe un mazzo di fiori per San Valentino? Ma noi siamo originali, quindi regaliamo un mazzo di Chupa Chups con ben 5 gusti diversi. Un bel regalo anche per l'uomo che vuole bersi il suo drink senza ritrovarselo poi annacquato. La soluzione? Questi cubetti di ghiaccio riutilizzabili. Bene, i miei consigli sono finiti qua. Ah, no? Scusate. Siamo sicuri di mettergli anche questi? Ok, per i più alternativi, per i più temerari, quelli che vogliono usare un po' di più, Amazon, tra le offerte di San Valentino, suggerisce anche... Avvicinatevi un po' di più. Una confezione da 30 profilattici che sono pure in sconto. Ma se poi il regalo non funziona, non venitevela a prendere con me, eh? La confezione è bella e elegante, però... Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile a scegliere il giusto regalo per San Valentino. Qui ai lati potrete raggiungere altri due miei video e vi ricordo che in descrizione, oltre ad i link di tutti gli oggetti nominati in questo video, troverete anche quelli dei miei social e dell'attrezzatura che uso per registrare. Buoni acquisti e al prossimo video!